Nel 2016 è uscito un mio lavoro che si intitola Gli ebrei e Monselice. È voluto dall'allora amministrazione comunale presieduta dal dottor Francesco Lunghi perché l'anno precedente, nel giorno della memoria, avevo fatto una relazione che si intitolava Gli ebrei a Monselice. Questo cambiamento dalla A alla E è importante perché ho voluto dimostrare come gli ebrei hanno avuto un rapporto significativo con la nostra città. E il mio primo incontro risale a anni lontanissimi, quando facevo le scuole elementari, perché salendo le scale della Vittorio Emanuele II, allora incontravamo il lapidario che era sistemato appunto sull'attorno così a questa lunga salita, e di gradino in gradino, andando e scendendo, ricordo che mi avevano colpito tutte quante le lapidi antiche romane o medievali, ma in particolare una che si stagliava proprio in fondo alla fine della scala, ed era una lapide con dei segni stranissimi che poi ho scoperto essere una lapide ebraica, di cui purtroppo si sono perse le tracce. Questo è stato il mio primo incontro, che è rimasto nella mia fantasia di ragazzetto. Il secondo incontro è avvenuto in tempi molto più lontani, quando all'inizio degli anni 70 ho cominciato a lavorare per il mio primo volume sulla toponomastica monselicense, cioè sui nomi delle nostre strade, e avevo scoperto che nella zona di San Cosma di Stortola c'era una via Ghetto, e questo mi aveva naturalmente incuriosito, anche se in realtà questo ghetto era più che altro probabilmente legato a un luogo abbastanza isolato, con una costruzione strana che poteva essere una piccola torre o qualche cosa, era stato trasformato in abitazione, un'abitazione in cui probabilmente si ricoveravano personaggi poveri, in realtà emarginati, che abitavano nella frazione. Poi, dal punto di vista storico, il primo incontro con un personaggio che potrebbe essere stato un ebreo risale all'8 giugno 1179, di un documento in cui si parla di un certo Salomo che racconta di una pelliccia che era stata acquistata da due personaggi del tempo. E quindi io ho immaginato che poteva essere un mercante che aveva esibito questa sua pelliccia. La seconda data molto più importante è il 10 giugno 1303. Perché è importante? Il documento è un documento molto ampio, molto esteso, che mette in fila tutte le proprietà del comune di allora che vennero cedute con una specie di contratto a un nobile del tempo, era un Baltanieri, per una somma che allora era 10.000 lire, ma era una somma enorme, una specie di garanzia di un prestito. E in questo elenco c'è anche una contrada che viene letta in due modi: contrada della Zoetta o contrada della Zuecca. Sembrerebbe una cosa abbastanza così non significativa, ma quella Zoecca si traduce in Giudecca. E allora poteva essere presente una Giudecca, cioè un luogo abitato, un quartierino abitato da ebrei all'inizio del 300. In realtà nel 200 la Giudecca, come quartiere destinato agli ebrei, era già presente a Venezia. E poi abbiamo la testimonianza di Dante che parla di Giudecca laddove è conficcato Lucifero in fondo proprio al grande imbuto dell'inferno. Ma la cosa che è confortata, che ci conforta nel considerare invece che a contrada della Civetta, contrada della Giudecca, è che il fatto che proprio lì, in quello spazio che è tratteggiato dal documento del 1303, un secolo dopo, noi troviamo la Giudecca ebraica di Monselice, confinata in una realtà abitativa che
è da collocare grosso modo tra via 11 febbraio di adesso, via 28 aprile e le mura che chiudono questo spazio. Tanto è vero che in fondo c'è anche una porticina che è stata chiusa e che è ancora chiusa. In realtà i documenti veri, quelli più sicuri, cominciano nel 400. Faccio solo un esempio: nel 1410 è registrato un borgo dei Toscani che è da collocare grosso modo nella nostra via Roma. Lì abitano due ebrei, Manuele Fumusetto e Perla, figlia del Fusser Leone di Perugia, e questo rapporto con la Toscana, e il borgo dei Toscani lo sta a sottolineare, è legato ai prestatori di denaro che fin dal 200 sono calati numerosi fiorentini e toscani a Monselice, che allora era davvero una quasi città. Poi le tracce si continuano a persistere fino al 700, quando è continuata a sopravvivere a Monselice la Giudecca, con un cimiterino che era collocato dietro San Tommaso. Tanto è vero che a memoria d'uomo si parlava fino a pochi anni fa della cava degli ebrei, che era evidentemente una cava prossima al cimitero degli ebrei. Da questo cimitero io sono riuscito a recuperare due lapidi che mi piace riproporre perché così raccontano di due ragazze di quell'epoca. Una ha questa epigrafe: giovane vergine encomiabile Miriam, figlia del nobile signor Jacob Isaac Cohen, defunta il 14 di Shevat 5439, che è la datazione che gli ebrei fanno dalle origini del mondo, che corrisponde come mese a gennaio-febbraio 1679. La seconda, molto più semplice, molto più direi elementare, sbrigativa, solo il nome: Rachel Cerima, morta sabato 25 di Sivan 1439, che corrisponde al 6 giugno 1689. È strano che siano così vicine, che così vicina la dipartita di questi due giovani, probabilmente sarà stata una epidemia che spesso colpiva le nostre contrade nel passato. In epoca moderna dobbiamo fare un salto importante, perché a Monselice arrivano due famiglie, che sono famiglie padovane, che si inseriscono nella realtà economica, produttiva e anche politica alla fine di Monselice, e sono i Trieste e i Conti Corinaldi. I Trieste erano presenti a fine del Settecento con la loro attività di mercanti, diremo, di seta, e quindi sollecitavano nelle nostre campagne la coltivazione del bacco da seta. Ma nel 1846 Maso e Giacobbe impiantano una filanda, che è la prima industria moderna in tutta la bassa padovana. Tra l'altro questa filanda vive circa mezzo secolo e sviluppava un lavoro stagionale di qualche mese, e qui arrivavano delle ragazze, le cosiddette montanine, che venivano da Valdobbiadene, e quindi avevamo un fenomeno di immigrazione di operaie a Monselice. Erano circa 180 e si cominciava con poche, da bambine che avevano 10 anni, poi man mano si saliva. I Corinaldi invece acquistano la proprietà che contornava la collinetta di Lispida, che aveva un'agricoltura retrograda, confusa, con piante da frutto che si mescolavano alle viti, quindi una confusione che era tipica delle nostre piccole proprietà del tempo, gestite da dei fittavoli, e riordinano completamente il complesso agricolo, specializzandolo nella coltivazione della vite di vini pregiati. Tanto è vero che costruiscono una magnifica cantina che ancora oggi sopravvive sotto monte, e sopravvive anche la viticoltura di Lispida con vini di alto pregio. Ma nella sensibilità nostra viene ricordata Lispida come Villa Italia, perché alla fine della prima guerra mondiale, cioè dopo Caporetto e fino alla metà del 1919, fu la residenza del re. In realtà
di ebrei con radici monselicensi si sono perse le tracce tra 7 e 800, e con la Giudecca cancellata anche dalla dimenticata dalla memoria popolare, e poi con quel cimiterino abbandonato e distrutto di cui non esistono più tracce. E l'ultimo capitolo, piuttosto tragico, tremendo, è stato vissuto a cominciare dalle leggi razziali del 1938, che hanno tra le colpe la colpa gravissima di aver censito gli ebrei e di aver poi facilitato, quando è stato il momento della Repubblica di cosiddetta di Salò, la Repubblica nazifascista, è stato il momento della caccia spietata agli ebrei, e questi elenchi hanno di sicuro contribuito a individuare nelle nostre città, nei nostri paesi, la presenza di queste famiglie. Ecco, e qui si introduce in fondo, per concludere, la realtà piccola nostra, in cui il sentimento popolare non era di sicuro anti-ebraico né razzista da questo punto di vista, e lo testimoniano due nostre protagoniste. Una ragazza che si chiamava Ida Lenti, nata Brunelli, che protesse la vita di tre orfani, e Antonio Sette, che abitava in via Pozzetto, proprio accanto, vicino alla famosa via Ghetto, che aveva per 18 mesi ospitato una parente, la famiglia di Umberto Primo Zevi di Este. D'altra parte, di questi eroici concittadini, e che ho detto anche troppo, ne verrà detto, penso, durante il giorno della memoria. Vorrei concludere questa mia breve chiacchierata con una poesia. La poesia di Rino Ferrari, il poeta di Monselice, come lui giustamente si qualificava, che era di madre ebrea. La poesia si intitola Gli ebrei. Il campo santo ebraico non più, ed era, e io lo vidi, piccolo, con rimasugli d'ossa dissepolte. La chiesa sì, cattolica, e l'ombra d'una cava e il costone d'arbusti e rovi ed erbe e sassi, dove ma dentro con accorti passi. Ben altra vita giù, sull'asfaltata pumblea nell'ombra d'allineati tigli. Pure, come in preghiera tacita, mi indugio a ripensarvi, o morti d'altri tempi e d'altra fede. La cava degli ebrei non è che l'ombra del vostro passato labile. Lontani, ecco, vi scorgo e già vi sento. Mesto richiamo di perduta gente, quasi lamento fievole che inviti a lacrimare.